L'azienda agricola Pastore Vini nasce nel 2015 in un'annata positiva sotto tutti i punti di vista, da un'idea mia e di mio fratello, in quanto mi sono laureata in viticoltura ed enologia e lui è entrato a lavorare in azienda. Diciamo che la nostra è un'azienda storica nel settore viticolo, in quanto mio nonno Aldo vinificava e lavorava già ai terreni, poi ha passato l'azienda ai figli Mario e Carlino. Con l'avvento mio e di mio fratello, l'azienda diciamo che ha preso una nuova ramificazione, quella del vino. Abbiamo deciso di vinificare un Riesling Renano 100% presente sul territorio di Oliva Gessi, un territorio particolarmente vocato ad ospitare questo tipo di vitigno, e abbiamo prodotto quindi un Prime Donne, chiamato così in onore delle donne che lavorano nella nostra azienda. Dopodiché ci sembrava doveroso, siccome ci troviamo in Oltrepò Pavese, vinificare una Bonarda nella forma ferma e nella forma frizzante, chiamandole quindi la Bonarda Ferma Mangiaterra, nome che deriva da un vigneto storico di Croatina presente nella nostra azienda, e Baffo del Maresco la Bonarda Frizzante, perché Baffo è il simbolo e il logo della nostra azienda, deriva dal fatto che mio papà, mio nonno, mio zio abbiano tutti i baffi, e Maresco perché la frazione in cui si trova la sede dell'azienda e il punto vendita è appunto la frazione Maresco di Torrazza Coste. Nel 2017 siamo entrati sul mercato con una quarta tipologia di vino, uno spumante, un metodo classico, 100% pino nero, brut, 24 mesi sui lieviti, questo chiamato Tommy, questa volta in onore di mio figlio che è nato nello stesso anno. Come siamo soliti dire, noi siamo sotto il cielo, nel senso che ci sono annate molto fortunate in cui va tutto bene e quindi arriviamo ad avere un prodotto che ha vendemmia, che è molto buono da lavorarsi poi in cantina, mentre ci sono annate un po' più sfortunate dove per esempio ci sono gelate tardive piuttosto che siccità nel periodo estivo e portano ad avere un prodotto quando si vendemmia che non è del tutto eccellente, quindi il lavoro in cantina diventa più difficoltoso per arrivare ad ottenere un prodotto poi di qualità. Se l'andamento climatico rispetta la stagionalità, allora la vite soddisferà il suo fabbisogno di freddo durante il periodo invernale per riprendere con la ripresa vegetativa nel periodo primaverile, quindi nelle nostre latitudini e altitudini più o meno verso la fine di marzo, inizio aprile, con quello che è il fenomeno del pianto. Quindi visivamente si vedrà la fuoriuscita di goccioline di acqua che poi è il trasudare della linfa, e questo fa capire che la vite si sta svegliando. Dopo circa 40 giorni si avrà quindi il primo fenomeno di germogliamento, quindi le prime gemme iniziano a vedersi e ad essere rigonfie fino ad ottenere poi le foglioline e il grappolo in fiore. In fiore lo vedremo verso la fine di maggio più o meno. Dopo la fioritura avremo quello che è l'allegagione, verso la fine di giugno più o meno. L'allegagione che cos'è? Il passaggio dal fiore al frutto, quindi cadranno i fiorellini e si trasformeranno in quello che sono i primi acini, della grandezza di un grano di pepe fino ad arrivare poi alla grandezza che li vediamo al momento della raccolta. Il fenomeno successivo alla legagione è l'imbaiatura, che vedremo più o meno verso il 10-15 di luglio, e quindi si ha la trasformazione del colore dal verde al colore che avrà il nostro grappolo, quindi nel caso di bacche rosse vedremo il rosellino fino ad imbaiare al colore proprio nero o bordeaux al momento della vendemmia. Nel caso di bacche gialle vedremo il passaggio dal verde appunto al giallo. Non è solamente un cambio di colore, ma è anche un cambio della consistenza della bacca e di tutti i processi che avvengono all'interno, quindi fino ad arrivare alla maturazione vera e propria con il raggiungimento del grado zuccherino e dell'acidità che si desiderano. Nel caso specifico della nostra azienda vengono effettuate delle curve di maturazione dove vengono messi in relazione il contenuto zuccherino con gli acidi, questo per permettere di raccogliere a quando l'uva è completamente matura. Per quanto riguarda il Riesling Renano si tratta di fine agosto e i primi di settembre ed è una raccolta esclusivamente manuale in cassette. L'uva dopo essere stata raccolta viene trasportata immediatamente in cantina e si ha quella che viene definita la lavorazione
espressione vera e propria del vino, quindi una pressatura soffice delle uve con una fermentazione che dura una quindicina di giorni circa a temperatura controllata in vasche in acciaio inox. La nostra è una fermentazione che va ad estrarre il 60% di quello che è il contenuto dell'uva e quindi quello che noi utilizziamo è solamente il mosto fiore, quello che viene definito il prodotto più buono. Dopodiché il vino resta a contatto con i lieviti fino al periodo dell'imbottigliamento, dove subisce un'unica filtrazione e viene imbottigliato nel periodo di aprile circa l'annata successiva alla vendemmia. Mentre per quanto riguarda la Bonarda, anche in questo caso noi facciamo delle curve di maturazione e la nostra Bonarda è un 85% di Croatina e un 15% di Barbera, quindi raccogliamo anche in questo caso le uve a mano ed in cassetta e vengono trasportate in cantina, dove viene fatta una pigia di raspatura, avviata quindi una fermentazione a contatto con le bucce per circa 6 giorni con dei rimontaggi continui tutti i giorni per un paio di volte al giorno. Dopodiché avviene la svinatura e il vino rimane a riposare in vasche in acciaio inox fino al momento dell'imbottigliamento, che per quanto riguarda la Bonarda ferma si tratta di circa maggio dell'annata successiva alla vendemmia, mentre per quanto riguarda la Bonarda frizzante parliamo di marzo-aprile, prima di fare l'imbottigliamento, nel caso della Bonarda frizzante, viene fatta quella che è la frizzantatura, cioè rimettiamo una parte del mosto iniziale in autoclave e facciamo partire di nuovo una fermentazione in modo da raggiungere circa 2 bar, che è quello che noi vogliamo per avere un vino frizzante al punto giusto. Dopodiché viene fatto l'imbottigliamento e il nostro vino è pronto per essere venduto. La nostra azienda è condotta principalmente da persone giovani, io, mio fratello, mia sorella è entrata da poco, quindi il nostro obiettivo nel lavoro di un'annata è quello di produrre un prodotto di alta qualità, quello che può essere il vino imbottigliato, legato però ad un marchio che venga ricordato per quello che è il nostro brand, per esempio il Baffo, che viene ripetuto parecchie volte su diversi oggetti, dal tappo alla capsula, all'etichetta e non solo. E inoltre, essendo un'azienda giovane e siamo negli anni 2000, come si suol dire, ci piace, siamo legati ai social, quindi teniamo informati i nostri clienti e i nostri followers attraverso le nostre pagine. La storia della nostra azienda è legata all'Oltrepò Pavese e su questa bellissima terra la nostra famiglia lavora ogni giorno per produrre vini di qualità.